un Art Attack. Questo è Art Attack! Ciao ragazzi, bentornati ad Art Attack. Questa è la sola ed unica trasmissione che vi dimostra che non bisogna saper fare delle grandi opere d'arte per essere considerati dei grandi artisti. E allora andiamo subito all'attacco. Dunque, a proposito di opere d'arte, ma voi dove mettete i vostri disegni quando li avete finiti? In salotto, nella vostra cameretta o fate come me, come facevo io una volta? Guardate, li mettevo tutti dentro uno scatolone. Adesso però mi è venuta un'idea geniale, via lo scatolone ed ecco qui una bella giacca porta disegni. E voi dite, ma dov'è il disegno? La giacca la vedo, ma il disegno non lo vedo. E ve lo faccio vedere subito. Apriamo la nostra giacca, ecco qui una bella camicia con cravatta e signore e signori, ecco qui il disegno. Ah, io la trovo geniale, come sempre, come tutte le cose qui ad Art Attack, è molto semplice da fare. Innanzitutto dobbiamo procurarci uno scatolone, deve essere bello grosso, deve essere soprattutto più grande del foglio da disegno sul quale noi di solito facciamo i nostri quadri. Eccolo qui, io direi che questo è perfetto. Dopodiché dobbiamo ritagliarlo, cominciamo da questo lato qui. Io l'ho già fatto ed ecco il lato ritagliato. Questo però per adesso non ci serve, lo mettiamo da parte. Che cosa ci rimane? Ci rimangono questi tre lati. Allora via lo scatolone, ecco qui i tre lati. Oh, qui adesso bisogna operare un po' di tagli. Che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, vedete, questi due lati non chiudono perfettamente, allora dobbiamo tagliare un pezzetto qui e un pezzetto qui. Poi dobbiamo fargli le spalle, e allora un altro taglio di qua e un altro taglio di qua. Poi dobbiamo fargli il bavero, quindi un taglio qui e un taglio qui. E per finire un taglio sul collo semicircolare. Ecco così. Bene, fatti tutti i tagli, siamo pronti, via la giacca! Con una matita praticate un foro su uno dei lati frontali, che poi diventeranno i risvolti della vostra giacca. Ricordatevi di mettere sempre una pallina di plastilina al di sotto del punto dove volete perforare il cartone, per proteggere la punta della matita e la superficie sottostante. Fate un altro buco sul lato opposto della giacca. Ora fate un disegno approssimativo di una giacca. Disegnate le maniche qui, sui lati, e magari aggiungete anche un bel fiore all'occhiello. Dei taschini e qualsiasi altro dettaglio vi venga in mente. All'interno invece fate un disegno molto semplice di una maglietta o di una canottiera di cotone. Ora dovete dipingere la vostra giacca portafogli. Dei bei colori vivaci e brillanti sono la scelta più azzeccata. Questa deve essere una giacca allegra e in fondo conterrà tutti i vostri capolavori, no? La giacca può essere di un blu classico, mentre io opterei sull'arancione per il fiore. Comunque, voi scegliete i colori che vi piacciono di più, naturalmente. Ecco qui, la nostra giacca sta prendendo forma, ma facciamo un riepilogo sui tagli. Dunque, vediamo un po'. Abbiamo fatto un taglio qua davanti per fare in modo che la giacca si chiuda perfettamente. Poi un altro taglio qui, un taglio dietro per il collo e poi un taglio di qua e un taglio di qua per le spalle. Attenzione perché qui il cartone va tagliato su entrambi i lati, Vedete? È doppio in questo punto. Oh, poi abbiamo fatto due buchi qui per creare le asole, far passare il nastro e fare in modo che la nostra giacca si possa chiudere. Adesso apriamola. Ah, ecco qui la nostra famosissima maglia della salute, quella che la mamma ci raccomanda sempre di mettere. A questo punto però dobbiamo aggiungere altri particolari alla nostra giacca e quindi dobbiamo prendere l'altro pezzo di cartone, quello che avevamo lasciato da parte prima, e vediamo un po' che cosa farci. Dobbiamo ritagliare gli angoli e la parte centrale in maniera che anche questo quarto pezzo di cartone assuma la stessa forma della nostra giacca. Quindi apriamo il nostro portadisegni e allineiamo il cartone avanzato con il bordo inferiore della giacca. A questo punto dobbiamo trasformarci in sarti e cucirli insieme con l'aiuto del nastro adesivo. Fissiamolo qui lungo il centro. A questo punto pieghiamolo verso l'interno e disegniamo una camicia e una cravatta. Anche questa sezione va dipinta, sempre usando dei bei colori brillanti e vivaci, come avete fatto per la giacca. E quindi mettiamo un rosso per la cravatta. La camicia la dipingiamo di bianco. E poi con un bel giallo creiamo delle strisce alterne sulla cravatta.
Allora, come mi sta? Io la trovo molto carina, direi che mi sta quasi perfetta. Oh, quando abbiamo finito di dipingere anche l'interno e avremo aggiunto tutti i dettagli, ecco qui la nostra giacca, che non è una giacca, è un completo da uomo, signore e signori, con tanto di fiore all'occhiello. Apriamo la giacca, ecco qui la camicia, la famosissima maglia della salute. Allora, io direi, mettiamo al calduccio tutti i nostri disegni. Eccoli qua. Bene, ma naturalmente gli stilisti siamo noi, i sarti siamo noi, e quindi possiamo inventare tante giacche diverse, autunno, inverno, primavera, estate, come vogliamo. Che ne pensate, ad esempio, di questa qui? È una giacca sportiva, anche questa all'interno ha una bella maglietta, e poi anche questa ha la maglia della salute. Adesso vi faccio vedere una giacca fantastica da motociclista, alle iniziali qui davanti AA, poi apriamo, ecco qui, ancora una maglietta e naturalmente la maglia della salute perché i motociclisti hanno molto freddo. Ah, questa è una giacca da college americano, anche questa ha un iniziale sul davanti, apriamola. Qui c'è una maglietta con una foto di Neil, poi vediamo un po'. Oh, mi sono sbagliato, richiudiamola, questa era per la collezione femminile. Vabbè, insomma ragazzi, provateci anche voi e costruite le vostre giacche portadisegni. Ciao ciao, sono sempre io il vostro capo. Oh, questa è una soluzione magnifica per conservare in ordine i vostri lavori. E tutto ciò che vi serve è uno scatolone di cartone che sia più grande dei vostri disegni. Poi seguite attentamente. Tagliate lo scatolone in maniera che assomiglia ad una giacca e praticate un foro su ogni bavero in modo da poterci infilare un nastro più tardi. Tracciate il disegno della giacca sul davanti. Dopodiché apritela e fate quello degli indumenti intimi all'interno. Dipingete il tutto nei colori che preferite. Ora prendete il pezzo di cartone che vi era avanzato e ritagliatelo in modo che corrisponda al retro della giacca. Unite questi pezzi insieme mantenendo i colli ai due lati opposti e incollateli con del nastro adesivo. Ora disegnate e dipingete la vostra camicia e la cravatta. Ed ecco realizzata una magnifica giacca portafogli per conservare i vostri lavori. È fantastica! Eccola qui la mia giacca! Vi piace? Ora mi servono solo anche due braccia e due gambe!